我在过去的十几年里面，政府认为不应该去支持中国的民主，他们应该支持中国的共产党。 Per cui in più di 10 anni nel mondo politico in Germania l'opinione era quella di non sostenere la democrazia in Cina ma sostenere il Partito Comunista Cinese. Analoga discussione ha sempre avuto luogo anche nel mondo politico americano. 在法国也有类似的情况。 La stessa situazione succede anche in Francia. 所以说，伴随着这个世界的经济的危机的一个巨大的问题，就是西方国家向共产党世界做过多的让步，不仅在民主问题上让步，而且同时在经济问题上做让步。 Quindi la crisi di questo momento nel mondo occidentale è molto, cioè la causa principale è dovuta a questa politica di compromesso attuato da parte dei governi occidentali, non solo sull'argomento per i diritti umani democratico, ma anche sul problema di scambio economico. 当人们在研究现在的经济危机是如何产生的，以及怎么样解决它的时候，人们逐渐会发现一个很奇怪的现象。 Quando noi scendiamo nei dettagli a analizzare, a studiare queste situazioni, stiamo gradualmente scoprendo una situazione. 也就是最近的二三十年以来，整个世界的经济有一次大的产业调整。 Cioè in questi 20, circa 20-30 anni di tempo c'è un grande cambiamento nel mondo della produzione. 这个产过去的产业调整都是伴随着技术的进步，然后产生一个新的产业调整。Nel passato questi cambiamenti avveniva con la nuova invenzione della nuova tecnologia. 而这一次的产业调整正好相反，它没有任何新的技术进步，但是呢，它是一个所有的投资。 Mentre questa volta è totalmente al contrario, perché non c'è nessuna invenzione di nessuna nuova tecnologia, anzi gli investimenti stanno andando verso i paesi più arretrati, tecnicamente più arretrati. 这个产业调整的特点呢，就是大的跨国公司他们的利润增加了。 Quindi le caratteristiche di questo cambiamento è che i grandi multinazionali hanno aumentato i loro profitti. Ma molti operai hanno perso lavoro e delle imprese medie e piccole hanno conosciuto la bancarotta. 所以这个产业调整从合理化、合理的角度来看是一个不正常的。 不应该发生的调整。 Quindi dal punto di vista logico questo cambiamento non doveva succedere ed è un cambiamento senza fondamento logico. 怎么会产生这样的不合理的调整呢？为什么会产生这样的事情呢？我在美国、在欧洲问和很多的经济学家讨论，他们都说不清楚。 Per quale motivo è successo questo cambiamento ingiusto, illogico? Ha fatto molte volte discussione con gli economisti in Europa, anche in America, ma pochi o nessuno hanno dato una spiegazione valida. 他们说不清楚的原因，是因为这个产业调整的不合理的产业调整产生的原因，完全不是一个经济的原因。 Il motivo per cui non sono stati in grado di dare una spiegazione chiara è perché questo cambiamento economico non è dovuto a un fattore puramente economico ma politico. 政治家们其实也没有很正当的理由来说服大家，他们只是说我们需要这样做，我们需要对中国开放市场。 In realtà i politici quando cercano di attuare questo tipo di politica non avevano una valida motivazione per convincere la gente di fare così, hanno semplicemente affermato che dobbiamo fare così. 而这些政治家们为什么要这样说呢？实际上是因为很多的西方的大企业、跨国公司在替中国政府对他们进行游说，并且对他们进行资助。 Allora, il motivo per cui questi politici hanno fatto questo tipo di affermazione è perché molti multinazionali occidentali facevano dei lavori di lobby con queste persone per avere più interesse, per avere più profitto da loro. 也就是说，中国的专制政治
他们侵入到了西方的民主政治中，而且在腐化着西方的民主政治。Quindi, in altre parole, praticamente la dittatura comunista cinese ha invaso il sistema democratico occidentale, non solo ha corrotto questo sistema. 这种事情不是秘密，在美国不是秘密，在德国也不是秘密，大家都非常清楚。现在大家要问的是，我们怎么解决这种问题？Questo non è un segreto né in Europa né in America, tutti lo sanno, ma adesso la domanda nostra è che come risolviamo questo problema? 除了我们要推动东方的国家的民主之外，我认为现在很重要一个任务就是要怎么样使得西方的民主恢复到健康的状态。Quindi secondo me opinione personale è che non soltanto dobbiamo promuovere la democrazia in Oriente, ma dobbiamo chiedersi come ricostruire la democrazia in Occidente e farlo rettificarlo per farlo tornare nello stato salutare originale. 所以我现在每天在跑来跑去，在全世界跑来跑去，很多的西方政治家在跟我合作。我们不仅仅是为了中国的民主，我们也是为了西方的民主自己的健康。Quindi i suoi viaggi adesso in tutto il mondo li porta a tantissimi incontri. Questi politici occidentali e interlocutori suoi non soltanto stanno cercando di aiutare i cinesi ad ottenere questa democrazia, ma stanno anche discutendo di ristabilire la propria democrazia. Bene, allora grazie, proseguiamo le interviste, vado a proseguire le interviste. Vediamo di fare poi un libro, magari con lui. Ok, grazie. Allora adesso invitiamo il suo intervento Fernando Arrabal, che è grandissimo come scrittore, drammaturgo, poeta. Merci. Ringraziamo per essere venuto qui, quindi ancora oggi. Prego. Merci per la presentazione. Abbiamo pubblicato numerosi libri, anche le opere. Ogni tanto facciamo la pubblicità di questi libri pubblicati. Prego. Lisa ve crie in teste sir. Sì, che noi sarò edite. Voilà. Noi sarò distribuire e edite. Perfetto. Voilà. Kundera bien de être calomnier, diffamé, comme souvent se passe, chaque fois avec plus de précipitation, oui, et avec plus de fréquence, et toujours ça touche, dans le passé a touché les plus grands écrivains, les plus grands penseurs, qui ont été diffamés, calomniés, qui ont été mis en prison. Et je pense à Cervantes. Cervantes qui dit, à 58 ans, lorsqu'il a commencé à écrire Le Quichotte, il était dans une prison de Séville, presque pour les mêmes raisons que Kundera, que Günter Grass, peut-être que demain, pour Philippe Roth, on parle déjà de la calomnie qu'ils sont en train de préparer contre Philippe Roth. C'est-à-dire ce qu'ils imaginent les plus grands penseurs d'aujourd'hui. Je crois même que la Fondation a été victime de ces sortes de manipulations. Euh,
ici en Italie, on a vu des cas exceptionnels. Par exemple, un de mes maîtres, anarchiste, si on peut dire, par exemple, Campanella, qui a passé des dizaines d'années enfermé par l'Inquisition, ce qui ne l'a pas empêché, bien au contraire, d'écrire son œuvre les plus remarquables et surtout ce qui est peu connu, c'est sonner les plus gais, avec plus d'espoir. Alors Kundera, on pouvait prévoir qu'il allait être calomnié puisqu'il préparait un livre qui faisait très mal à ces néo-démocrates communistes jusqu'à la veille, qui ont été si bien rapportés et racontés dans ces farmes des animaux de Orwell, dans lesquelles il y a un cochon et il y a d'autres animaux qui représentent ces sortes de calomniateurs. Donc Kundera venait de dire quelque chose d'inacceptable pour ces néo-démocrates, ces communistes jusqu'à hier. Par exemple, nous avons cité ici le cas de Kasparov. Kasparov, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, à Moscou, dans l'agence TASS, il m'a refusé de parler dans un tournoi d'échecs de Moscou, puisqu'il était, disait-il, le grand ami de Poutine. Par la suite, il a changé, ce qui est tout à son honneur, tout à l'honneur de Kasparov. Donc, ce qui ne pouvait pas supporter ce sorte de Kasparov, de tchèque, ce sorte de transformateur, d'équilibriste, c'est pas la peine d'attaquer la tyrannie avant que les tyrans soient partis. J'ai fait par malheur, j'écris ma lettre au général Franco lorsque Franco était en vie, et j'écris ma lettre à Fidel Castro, au tyran Fidel Castro, lorsque Fidel Castro était le leader le plus photogénique de l'Amérique latine. C'est une erreur. Il faut faire comme ils font les nouveaux démocrates russes, les nouveaux démocrates tchèques, qui sont attendus la tombée du mur pour devenir démocrate. Ce qui s'est passé avec Kundera. Et Kundera, pour plus d'horreur, venait d'écrire un livre qui va publier le 1er février chez Gallimard et qui s'appelle Nos rencontres. Et nos rencontres, c'est tout simplement les rencontres d'un démocrate tchèque qui a oublié presque la langue tchèque avec sa patrie. La patrie de Kundera, c'est la même patrie de son ami tchèque qui habite, musicien qui habite le Canada. C'est la même patrie aussi de Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, c'est une femme espagnole qui va devenir sainte, qui dans le 16e siècle a décidé aussi d'avoir une autre patrie. Ce qui va à signaler avec tant de talent dans ce livre qui n'est pas apparu encore, Kundera, va signaler que Thérèse d'Avila, San Ignace de Loyola, Picasso, Dali, n'avaient pas, et même Campanella, puisque Campanella a choisi l'exil, Campanella, Thérèse d'Avila, n'avait pas une patrie, l'Espagne. Lorsque son père l'a trouvé fuyant de Avila, de la main de son petit frère, comme on raconte dans sa vie, Thérèse a dit à la question, pourquoi tu partais de l'Espagne? Pourquoi tu t'en allais en France? Et Thérèse d'Avila a répliqué, je m'en allais pour conquérir la gloire. Donc, Kundera n'a
n'est plus tchèque, n'est plus français, malgré qu'il vit en France depuis une quarantaine d'années, n'est plus français. Thérèse d'Avila n'était plus espagnole, n'était plus française. San Ignace de Loyola n'était pas espagnol, n'était pas non plus parisien. Comment Picasso? Qu'est-ce qu'il était dit? Se pose la question Kundera. Et Kundera dit, oui, je suis un patriote. Nous sommes des patriotes. Nous sommes un patriote d'une autre patrie. Et cette patrie s'appelle l'exil. Et voilà, qui était insupportable pour ces néo-démocrates qui étaient communistes jusqu'à la veille. Qui ne pouvaient pas supporter que Kundera devienne le symbole de la liberté à Prague et dans le monde de l'Est. Et voilà que le 13 octobre, la veille de cette année, Kundera est calomnié par un hebdomadaire tchèque extrêmement sérieux qui s'appelle, qui plus est, s'appelle Respect. Il raconte une histoire inventée comme quoi Kundera, Müller, aurait dénoncé à un camarade qui serait condamné à mort. Ce qui est extraordinaire, et nous l'avons vécu ici, dans ces fondations. Il a vécu Günter Grass, il va le vivre bientôt, paraît-il, Philippe Roth. Ce que c'est extraordinaire, c'est que le jour même, le 13 octobre, les médias du monde entier, les télévisions, la première page des journaux sérieux, comme Le Monde à Paris, comme La République à Rome, comme Die Welt en Allemagne, comme le New York Times, tous ces journaux en première page, et sans prendre la moindre précaution, ils sont calomniés, ils ont répété la calomnie contre Kundera, comme un jour ils ont répété ces mêmes journaux, les calomnies qui circulaient contre nos amis italiens ou contre nos amis allemands comme Günter Grass. Voyant cela, le lendemain du 13, le 14 octobre, un groupe d'intellectuels, une quarantaine d'entre eux, ont pris la défense de Kundera avec un poème qui sont intitulés « C'était beau » ou bien on répliquait par l'humour ou bien on répliquait par la poésie. Le langage sérieux et le langage des cochons de Walt qui décrit Orwell, c'est le langage d'anciens communistes devenus démocrates trop vite. C'est ce langage sérieux, insupportable. Casse-pied. Donc, immédiatement, 40 intellectuels vont signer. Qui sont ces intellectuels? Ce sont les meilleurs, je pense. Bien entendu, il y a Bernard-Henri Lévy, il y a Michel Houellebecq, Lucien Clerc, etc., etc. Immédiatement, ce poème de sept vers va être traduit dans toutes les langues dites civilisées. Il va se répandre partout. Lorsque les principaux intellectuels trouvent
che si attacca a Kundera, come si attacca a cette fondation, o si attacca a Günter Grass, o demande a Philippe Roth, est une attaque à eux-mêmes. Finalement, ils commencent à se mobiliser. Et on va voir dans la presse des longs articles signés par Juan Goytisolo, par Jean Daniel, le directeur du journal L'Observateur, qui a été ici, qui a parlé à plusieurs reprises. Il y aura Jasmina Reza, l'auteur de Art. Il a bien entendu Bernard-Henri Lévy, qui écrira un très long papier dans le New York Times et dans Les Points. Mais la calomnie continue. C'est formidable. Il n'y a aucune preuve. Et on reprend, sans la moindre précaution, la calomnie. C'est calomnie qui a souffert ces mêmes fondations, qui a souffert Günter Grass, qui me demande, va nous attaquer à nous. Va pas attaquer à ces néo-démocrates ex-communistes jusqu'à la veille. Ne pouvait pas être anticommuniste au moment qu'il n'avait pas tombé les murs. C'était si difficile. Je vous assure que ce n'était pas difficile. Ce n'était pas difficile d'attaquer Franco lorsque Franco était là, ou attaquer Kundera, ou attaquer Fidel Castro lorsque Fidel Castro était là. Ce n'était pas si difficile. Le 3 novembre, Gallimard enfin s'agite, l'éditeur. L'éditeur jusqu'à la veille, comme l'éditeur de Günter Grass. Comme l'éditeur, il n'y avait pas d'éditeur, les pauvres Cervantes. Lorsqu'il était dans cette prison de Séville, où dit-il toute incommodité à sa place. Le 3 novembre, enfin, 11 écrivains de renommée internationale, la plupart prix Nobel, ont enfin publié un communiqué pour défendre à l'écrivain. Et j'ai vu, dans mes divers voyages, du mois d'octobre et de novembre, jusqu'à hier, j'ai vu que commence à bouger quelque chose. Le 15 novembre, à Miami, nous avons disserté sur Kundera, au Pen Club. Et j'ai eu l'impression qu'il avait l'unanimité des écrivains. Je me souviens que finalement, il a eu l'unanimité aussi sur cette fondation. J'ai reçu personnellement les points de vue d'Alberto Montaner, un homme qui n'attend pas la mort de Castro pour devenir anticommuniste, comme tant de Russes qui deviennent anticommunistes à la mort du dernier communiste. Alberto Montaner et Václav Havel m'ont transmis des points de vue favorables à Kundera. Dans le cas de Václav Havel, ancien président de la République, est très intéressant, puisque pour la première fois de sa vie, il est favorable à Kundera. C'est-à-dire, étant donné l'horreur, il doit se dire qu'enfin, il faut les défendre. On ne peut pas crucifier. Le 22 novembre, c'est-à-dire il y a quelques jours, encore j'étais à l'université de Cadiz, où la plupart des grands hommes de théâtre espagnol défendaient encore. Est-ce qu'aujourd'hui, après ces premières marées, sans précaution, diffamant, calomniant, les Günter Grass et les Kundera, assistons-nous enfin à son postérieur et massif reflux? Et je vais finir pour vous lire ces poèmes qui ont écrit ces 40 intellectuels. Ces poèmes à
de dire, de raconter cette forfaiture avec précision, comme elle a été traduite dans plusieurs langues, et notamment en italien pour Francesco Forlani, un des piliers de l'atelier du roman. Je ne vais pas le lire en italien ni en grec. Peut-être vous voudriez que je le lis en bulgare. Il est très joli en bulgare. Ou en basque. C'est très beau en basque. Je vais vous le lire pas en espagnol. Je vous le lirai en français. Et c'est comme ça que j'ai fini. Et que vous m'avez donné la chance et l'honneur d'être avec vous une fois de plus. Le poème dit: le poème s'intitule en latin, parce que comme vous avez fait tous du latin, vous connaissez la fameuse Catilinaire de Cicéron, qui disait: quosque tandem abuterem Catilinam patientiam nostram inomeam. Alors, suivant l'exemple de Cicéron, voilà ce qu'ils sont écrits, ces groupes d'intellectuels. Ils sont écrits ce poème qui dit, et j'ai fini sur sept vers, dit: jusqu'à quand la calomnie se sera-t-elle indélébile? Jusqu'à quand les charognards éclabousseront-ils de leur propre ignominie les solitaires? Jusqu'à quand la frontière entre la vie privée et le domaine public sera-t-elle napalmisée? Jusqu'à quand les violeurs de l'indispensable secret de nos vies se rassaisiront-ils dans les latrines de l'histoire? Jusqu'à quand, quosque tandem, jusqu'à quand les exterminateurs de la nuance entre l'œuvre et son auteur continueront-ils de sévir? Jusqu'à quand la victime sera-t-elle couverte de crachats et clouée au pilori? Nous exprimons, et j'espère que vous exprimez aussi, nous exprimons notre amitié et notre vive admiration pour quelqu'un qui est venu ici à plusieurs reprises, pour Milan Kundera, aujourd'hui, 14 octobre 2008. Merci. Ringraziamo Fernando Arrabal, grandissimo amico nostro, e facciamo un quarto d'ora di intervallo perché poi sono molte esposizioni importanti. Grazie. E quindi il nostro amico, quindi Ahmad Rafat, è qui. Ahmad Rafat. Mi dia harfamu guş bede. Sì, prego. Qui si è parlato, io primo giorno ho parlato di
perché la democrazia in Occidente, per quanto mette i suoi rapporti col mondo islamico, mette in pericolo la propria democrazia, non aiutando i paesi islamici a diventare democratici. Poi oggi volevo precisare un altro aspetto, anche perché è stato accennato da qualcuno, perché la democrazia non cresce nei paesi dell'area islamica. Un mio amico di 40 anni, credo forse di più, ha detto che soprattutto è colpa dell'Occidente, portando l'esempio dell'Iran, che due tentativi di democratizzazione del paese, la rivoluzione costituzionale, la prima in Medio Oriente nel 1906, e la nazionalizzazione del petrolio e l'avvento al potere di un governo democratico dal 51 al 53, sono stati bloccati, il primo per alleanza tra forze non democratiche, reazionarie, con quello che era l'impero britannico e la Russia zarista, due forze politiche presenti in Iran all'epoca, influenti, hanno bloccato, hanno deviato, hanno svuotato dei suoi contenuti la rivoluzione costituzionale, e l'altro nel 53 un golpe di Stato finanziato principalmente dagli americani. Due fatti storici veri, però che sono uno degli elementi che hanno contribuito al non realizzazione di un progetto democratico. Ci sono altri elementi altrettanto importanti, secondo me, che uno è la mancanza di esistenza di una cultura democratica nella società, il difetto che io sono convinto che esiste ancora nella società iraniana, dove solo una piccola parte della società ha una coscienza che noi possiamo chiamare democratica, per il resto non lo ha, anche perché la cultura democratica in un paese dominato da sempre più o meno da regimi autoritari è difficile sviluppare una coscienza democratica, e anche per altri fatti dovuti alla tradizione e alle caratteristiche anche di un popolo. Io nel mio ultimo libro, che è uscito in italiano 2 anni fa, l'ultima primavera, ho dedicato la prima e l'ultimo capitolo a spiegare due caratteristiche culturali dominanti nella società iraniana che secondo me sono un impedimento a uno sviluppo democratico, anche se per fortuna i più giovani, le generazioni più giovani stanno superando, diciamo, questi due difetti culturali, chiamiamoli così, che non permettono la trasformazione del rapporto che esiste tra gente, il popolo e governo. Secondo me il rapporto ancora culturale esistente, anche politica, tra il popolo e il governo in Iran, ma molti paesi anche dell'area islamica, della regione medio orientale, è che il rapporto è padrone suddito, nel senso che ci sono dei momenti come in Iran dal 51 al 53 che c'è una personalità democratica al governo, il quale da buon governante concede, fa delle concessioni democratiche, che è molto diverso da diritti democratici che uno acquisisce in una democrazia, perché una concessione, come qualsiasi concessione, anche quella politica, è ritirabile, cioè io concedo, io ritiro, o io me ne vado, quello che viene dopo di me lo ritira, mentre in un sistema democratico non lo è. In Iran non c'è un rapporto cittadino-governo, ma un rapporto culturale dominante suddito-governo, e fin quando non viene ribaltato questo, non viene sostituito il suddito col cittadino, e difficilmente si potrà costruire una democrazia, si potrà avere parentesi democratiche, perché il padrone, padre padrone buono, concede o si comporta da democratico, ma è una parentesi che prima o poi viene chiusa questa parentesi. Ma le due caratteristiche, dicevo, io nel mio libro li spiego con un'opera
magistrale, uno delle, che è stato fare a suo tempo un serial televisivo anche in Iran, non credo sia iraniano che non l'abbia visto, proprio è difficilissimo, sia chi c'è in Iran che sia all'estero, il libro è uscito in diverse lingue ed è in italiano sfortunatamente no, che si chiama Mio zio Napoleone. L'autore è un scrittore ancora vivo, vive a Parigi, anche se avanzatissima età, che spiega come l'iraniano ogni cosa che accade nel suo paese lo attribuisce a una forza straniera. Il libro si svolge in un periodo storico dove la forza straniera, la potenza straniera è quella britannica, e questo protagonista di questo libro e di questo serial televisivo è un colonnello ritirato il quale vede ovunque l'ombra degli inglesi, anche quando qualcosa si brucia in cucina o non so, non piove o ed era un fatto non invenzione dello scrittore, che è bravissimo anche nelle sue altre opere, ma un fatto vero. E io ne ho, adesso ti racconto un aneddoto che mi è successo. Mio padre aveva delle terre fuori Teheran, mi ricordo una volta andavamo, quando arrivavamo il capovillaggio veniva, appena vedeva la macchina, a salutare mio padre e fare un rapporto di quello che succedeva in queste terre. E mi ricordo, io avevo 6-7 anni, spiegò a mio padre che raccolta quell'anno non sarebbe stato buona per colpa della BBC. E io, che da poco avevo studiato a scuola TBC, che tubercolosi, pensavo che fosse una malattia tipo TBC, perché non sapevo cos'è la BBC. Molti anni dopo riuscì a capire che il fatto che non sia piovuto, raccolta sarebbe andato male, era colpa della BBC, la radio britannica ascoltatissima all'epoca e anche oggi in Iran. Pertanto con questo fatto di dare colpa sempre a fenomeni fuori dai confini del paese, a potenze o avvenimenti o alle radio addirittura, era un modo di deresponsabilizzarsi, non assumersi responsabilità per quello che succede nel paese. E questo era valido allora, secondo me in modo minore è ancora valido, nel senso identificare sempre in altrui l'origine dei mali che sta al paese. Cioè in Iran non c'è democrazia perché non lo vogliono gli altri. No, in Iran non c'è democrazia perché non c'è una cultura democratica, perché nessuno si batte per la democrazia in modo serio, perché non è stato fatto dai nostri intellettuali e scrittori un lavoro sufficiente di sensibilizzazione della popolazione sul fenomeno democratico. L'altro difetto degli iraniani, che sempre c'entra con questo primo in qualche modo ed è un altro ostacolo alla democrazia, scusate, è la ricerca dell'eroe. Noi abbiamo una poetessa conosciuta abbastanza pure in Italia, perché è stata tradotta in italiano con un suo bellissimo documentario a fine anni 60, vinse anche il Festival di Pesaro, e Bernardo Bertolucci disse di lei che era un genio dietro la macchina presa oltre che con la penna. Morì in un incidente, ha rotto molti tabù, era un femminista convinta per quanto si poteva essere in quegli anni, che ha detto una poesia, Qualcuno che verrà. Lunghissima poesia, mi è costato 3 settimane di lavoro tradurlo per mettere nel mio libro, perché mantenga bene o male forma di poesia, non essendo io un poeta, il quale in questa lunga poesia dice: aspetta qualcuno che verrà, che distribuirà tutto. Addirittura nella sua poesia c'è distribuirà la Coca-Cola, la medicina per tosse, tutto, cioè il buono che verrà, l'eroe contribuirà tutto. Nella storia iraniana credo poche storie hanno tanti eroi veri, presunti e immaginari. È piena di eroi la storia iraniana, perché sempre hanno aspettato un eroe. Però poi gli iraniani hanno un altro difetto pure, che loro identificano eroi, lo mandano avanti, però non gli vanno dietro. Cioè l'eroe lo scegli, lo identifichi e dici: questi sono i mali del paese, vai, risolvili, però senza il mio aiuto. Io me ne vado a casa, faccio il mio business, faccio il mio lavoro, tu risolvilo. L'ultimo eroe che gli iraniani sono inventati è stato Khatami, il presidente che è stato in Iran nella Repubblica Islamica per 8 anni, il quale l'hanno mandato avanti e hanno detto: risolvi i problemi che erano nati dopo 20 anni di rivoluzione eccetera eccetera, ma nessuno l'ha sostenuto e lui è stato incapace di farlo, dopodiché l'hanno criticato perché non l'hai fatto. Nessuno ha criticato quello che la gente non ha fatto in quegli anni.
Pertanto, problemi nascono. Secondo me il principale blocco, ostacolo al processo democratico in Iran è che la gente vede nelle forze oltre frontiera ragione dei suoi mali e per la loro risoluzione vuole affidarsi a un eroe senza assumersi né responsabilità dei mali né di risolverlo. E fin quando questa coscienza non cambia, difficilmente potrà essere democratico. Poi ci sono altri elementi minori, tipo per esempio un'abitudine ancora dominante in Iran è la divisione, che questa è un'eredità probabilmente della cultura tribale che c'era nel paese prima, concetto di dividere ogni circolo in noi e voi. Cioè, pure questo regime attualmente al governo da 30 anni divide la società in noi e voi. La cosa è che quello che è concesso a noi non è concesso a voi. È questo noi che si restringe, come nel caso adesso dell'Iran, che si restringe ogni anno, nel senso i noi diventano meno e i voi, quelli fuori dal circolo, quelli che non hanno gli stessi diritti, diventano sempre maggiori. Questo concetto c'è a tutti i livelli della società, anche dall'intellettuale al più, diciamo, l'uomo di strada, di dividere la società in noi e voi, non pensare mai a una unità completa, che a sua volta viene da un fatto di una difficoltà del paese, non so qual è la ragione e qual è la conseguenza, di cooperare. In Iran vogliono fare una democrazia però senza avere i partiti, i sindacati, perché io non conosco nessun paese del mondo che ci sia una democrazia il quale non sia basato sulla rappresentatività, perché democrazia a quel livello popolare deve essere una democrazia, suppongo, referendaria, dove per ogni cosa fai un referendum nel paese per vedere, altrimenti devi delegare e la delega viene ai partiti. In Iran la delega è venuta sempre alle persone. Mossadegh, il primo ministro a 51-53, bravissima persona, però non aveva un partito suo, aveva un fronte ampissimo, dentro c'era di tutto. E ovviamente con la sua stromissione, colpo di Stato, eccetera, questo partito svanito. Rivenuto in parte questo partito protagonista negli anni della rivoluzione, quell'anno, sei mesi prima, sei mesi dopo, con Shapur Bakhtiar, l'ultimo primo ministro prima della rivoluzione, e poi col primo governo dopo la rivoluzione, che c'erano altri elementi dello stesso fronte, ma già divisi tra chi era fuori e chi stava dentro, ma che erano persone, che non erano partiti politici, non erano partiti nati dietro, intorno a un'idea, ma intorno a una personalità. E la personalità, quando viene a mancare la persona, qualsiasi quanto buona volontà ci sia nei suoi seguaci, visto che la coesione, elemento di coesione era la persona, non il partito, viene a mancare quel partito come funzionalità, come potere di cambiare. E questi hanno contribuito che non ci sono. Pertanto, concludendo, è che vedere tutto quanto il blocco del processo democratico in alcuni paesi, e questo più o meno parlavo prima con un collega cubano, pure in America Latina c'è una ideologia molto simile di vedere tutta la colpa del paesi stranieri, potenze straniere, e poco colpa dei cittadini, e nessun ruolo per i cittadini per risolvere i loro problemi, sempre a delega di creare problemi e delega di risolverli, è una delle ragioni per quali non può esserci democrazia fin quando questi ostacoli non sono stati passati. Dare la colpa sempre all'Occidente, qualsiasi cosa accade, secondo me è il modo più facile per non risolvere i problemi, anche perché sono convinto però di un'altra cosa, che all'Occidente a breve termine, che questi paesi, soprattutto quelli produttori di materie prime, siano governati dai paesi non democratici, conviene a breve termine, non a medio e lungo termine, esatto, perché diventa un problema per loro. Però a breve termine, io capisco, io quando ci fu un accordo di 10-12 anni fa tra Iran e Italia sul petrolio, a vantaggio molto dell'Italia, ma a completo svantaggio dell'Iran, dissi, se c'era un governo democratico non avevo mai firmato un tale accordo con l'Italia, perché governi dittatoriali cedono, accettano cose vergognose, accordi vergognosi, perché è cosa che danno per garantire la loro sopravvivenza, e l'Occidente
a suo beneficio firma questi accordi e smette di essere democratico nei confronti di quei paesi, cioè accetta la loro non democrazia per questa ragione. Pertanto questo però è a breve termine, perché poi gli stessi questi paesi al medio e lungo termine diventano un pericolo per Occidente democratico, perché loro gli permettono di diventare una potenza, come l'è diventato Iran di Ahmadinejad, che diventa una potenza. Se all'inizio della rivoluzione islamica non firmavano accordi petroliferi che permettevano alla rivoluzione islamica di sopravvivere, crescere e rafforzarsi, oggi non avevano davanti questo, diciamo, questo pericolo che si sono creati. Perciò se li sono creati da solo, e ormai adesso hanno paura di quell'anno, però hanno contribuito alla sua creazione. Però questa è una parte della storia, l'altra parte sta in questi paesi, le difficoltà a questi paesi culturali, deficit culturali che esistono in questi paesi, dovuti all'Islam, ma dovuti anche ai principi asiatici, come diceva la collega coreana, credo, queste cose che dare un colore locale alla democrazia, democrazia non è possibile qua e là, perché nostra cultura è diversa, eccetera. Democrazia, tutti gli esseri umani possono essere benissimo democratici, cioè basta applicare certe regole, solo che poi c'è un fatto che l'ho detto prima, concludo con questo, che molte forze in Europa occidentale, con questa cosa chiamata relativismo culturale, che a me mi fa orrore, esatto, dicono vabbè, fa parte della cultura locale. In Afghanistan gettano l'acido sulle ragazzine di 12 anni che vanno a scuola, è giustificato con relativismo culturale. A me un dibattito a Bologna, un consigliere di Rifondazione Comunista, quando raccontava un fatto di Afghanistan, sempre riguardo alle scuole e alle ragazzine, lei mi ha detto che volevo imporre questa idea, era imporre i diritti umani occidentali agli afghani, cioè quello di diritto di andare a scuola. E mi ha detto, è come noi pretendessimo, questo ha detto la signora, che gli indù non bruciassero le vedove insieme al marito. Gli ho detto, signora, mi dia il passaporto suo italiano che lo diamo a povera vedova indù, vada lei là con suo marito sperando che muoia subito, così la bruciano, così ha esaudito il suo desiderio di non rilassare. Cioè, se toccano a questi livelli viene giustificato le barbarie con relativismo culturale, perché sono diversi. A me il ministro Dini, quando era ministro degli esteri, in una conferenza stampa pubblica a Roma, dopo Farnesina fece un comunicato addirittura, disse che di ritorno dall'Iran ha detto che gli iraniani non conoscono diritti dell'uomo, perciò non c'è bisogno di chiedere a loro di applicarlo. Ha detto, ma scusi, lei ha vissuto anni negli Stati Uniti, sarà andato una volta almeno nella sua vita a Palazzo delle Nazioni Unite, per entrare nell'aula dell'Assemblea Generale passi sotto una scritta che viene da Ciro il Grande, che è considerato la prima carta dei diritti umani. Se non conosciamo noi che 2500 anni fa abbiamo scritto la prima carta dei diritti umani, allora gli italiani devono averne di meno, perché hanno diritto umani. Pertanto si cerca di giustificare per altre ragioni con un fatto relativismo, rispetto per gli altri. Questo non è rispetto, questo è rispetto per dittatura, rispetto per violare i diritti umani, e non può essere venduto, ma viene venduto malgrado, e c'ha pure non pochi sostenitori in Europa, come una cosa di rispetto per gli altri popoli. Raina Vassilieva. Abbiamo ascoltata altre volte, un artista che ci ha dato ciascuna volta un messaggio di estremo interesse, e siamo sicuri che anche questa volta lo farà. Del resto c'è questo dipartimento nell'ambito di questo festival che si chiama Bulgaria in Italia, l'arte e l'invenzione, quindi prego. Thank you very much. Demokratija i kultura, ili demokratija
І демократія не може бути без культури. Или одеждой демократии является культура. Демократия – это политическая система, в которой отдельный человек упражняет свою суверенность. То есть демократия начинается с голоса, с бюллетеня каждого избирателя. Каждый выражает свои индивидуальные или коллективные идеи, и логично результаты должны вернуться опять к нему. Путь и короткий, и длинный, и очень длинный. Путь переходит через многопартийность, парламент, конституцию, правовые обязательности, плюрализм мнений и так далее, и так далее. А в сущности, что хочет отдельный человек, гражданин, в общих чертах? Первым делом – здоровье, чтобы реализовать себя в обществе, и средства – для обеспечения его жизни, чтобы почувствовать себя удовлетворенным и счастливым. Это мне мешает нечто. Вопрос, который меня волнует, это для всех ли демократия является одним и тем же понятием? Для маленьких и больших государств, для этнических общностей, для маленьких производителей и больших корпораций. Теоретическое обоснование демократии делает ее в сущности одной блестящей системой. Но все звенья в ней выстраиваются индивидом, отдельным человеком, гражданином, его предпочитанием, его экономической и политической зависимостью, его духовными потребностями и не на последнем месте его исторической памятью и наследством, которое включает в себя и религию, а она, в свою очередь, во многих случаях является доминирующим фактором в этнических общностях. Как тогда это теоретически блестящее здание демократия может оставаться стабильным в будущем, если постаментом является такое многообразие людей с различными интересами, социальным статусом, с материальным положением, различным историческим наследством, приоритетами и так далее, и так далее. Что может обеспечить эту стабильность? Думаю, ответ один – культура, воспитание и понимание гражданских прав и гражданскую ответственность, понимание исторического наследства, не забывать его и не искривлять прошлого, подчеркиваю, а анализировать и принимать его со всеми и позитивными, и негативными моментами, потому что нет народа без истории, нет человека без общества. И с какой стороны не посмотришь, упираешься до морали и ответственности, ответственности, ответственности. Ответственность гражданина, независимо какое положение он занимает, должна воспитываться, образовываться и
осознаваться. В данный момент у демократии есть свои достижения, конечно. Например, скандинавские страны, например. Но многие другие примеры, мне кажется, подсказывают, что демократия чаще всего воспринимается как широко растяженное понятие, где ищут в основном право, право и опять право. И тогда, какое право является правом? Во многих случаях берется просто желаемое право, а обязательное пропускается. И что получается в социальном среде? Эскалируется напряжение. Демократия – это позитивная идея, которая дает возможность выбора, свободы действия и слова. Но до какой степени? Что является границей толерантности? Что определяет границы свободы действия? Ведь некоторые считают, что терроризм является частью свободы действия. И, конечно, свобода слова – это вековая мечта, но свобода слова, а не свобода клеветы, переначивание, уничтожение уже постигнутых ценностей для достижения власти, материальных приобретений, территорий. Ни для кого не тайна, что религиозный фанатизм пытается утвердиться и этим усугубляет этнические проблемы. Демократия предполагает терпимость, но это во многих случаях открытая дверь в нетолерантность и насилие. Признаки духовного и материального кризиса, отсутствие совести, эгоизм и эгоцентризм различного происхождения являются поведением, противоречащим этике и закону. Другой угрозой развитию демократической системы является недостаточно социальной и экономической уверенности, основанная частично и на абсолютно руководящей роли финансовых и экономических институций в социальной и политической жизни. Говорим о правах и ответственных отдельного человека, а в данный момент мы являемся свидетелями глобального кризиса. Сознание ответственности к себе и к другим, как и у демократическим институциям, социальным группам и организациям, и целую обществу, включительно и государству, должно быть определено как обязательным. Необходимо знать границы толерантности, границы терпимости в демократическом обществе. Все-таки это мое мнение.